Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove mi vedete sempre con gli stessi capelli, però stavolta mi ero fatto la treccia. Sì, è un po' spulciata perché ho messo il cappello quando sono uscita. E quindi è un po' spulciatina, però era bella all'inizio. Sono cambiato inquadratura perché mi sono messa con la coperta, perché cioè, questa parte qua ce l'ho vestita, solo che io non porto il pigiama. Sì, praticamente rispondo, cioè posso fare, Sara. Rispondo alla domanda che tutti mi hanno fatto: no, io non porto il pigiama, cioè non è che dormo nuda, perché fa un po' freddino, nel senso che non mi piace portare i pantaloni, sono onesta, come un po' in estate, preferisco stare libera, quindi dormo con una maglia lunga e questa maglia che di solito la tengo solo per stare quando non sono sotto le coperte, di solito dormo con 4.000 coperte, infatti questi sono i miei pantaloni, la coperta che ho addosso, che tra l'altro è stata sul thermos bella calda, però solitamente non sopporto avere, perché c'è la coperta in grembo, perché non sopporto avere i pantaloni in casa, però le mutande, cioè dobbiamo praticamente mutande con la maglia, un vestito lungo, e fine. Ok, possiamo continuare col video che non c'entra mai niente questa cosa, ma era per puntualizzarla, perché mi hanno chiesto come dormire, vabbè. Comunque, allora, questa qua è un tag che mi ha taggato il mio ragazzo, che abbiamo creato più o meno insieme, perché non sapevamo più che video fare. Abbiamo fatto un video tag su praticamente i film preferiti, infatti il titolo più o meno dovrebbe essere video tag, genere di film preferiti, ovvero è un elenco che dovete fare semplicemente di quali film preferiti vi piacciono in base al genere, tipo horror, drammatico, i musical, anche gli anime, un po' tutti i generi, quello che volete voi. Ovviamente se non vi piace un genere lo saltate, oppure dite che non vi piace, appunto. In base al film che scegliete, spiegate brevemente il motivo per cui l'avete scelto, fine. Io ringrazio il mio ragazzo che mi ha taggato, tanto ci tagliamo a vicenda. Dico già in principio il tag è libero, perché tanto taggo sempre la gente, poche persone ricambiano il tag, quindi il tag è aperto a tutti, chi lo vuole fare. Ci tengo solo a premettere che se fate il video tag, taggate sia me che il mio ragazzo, visto che abbiamo inventato insieme, quindi, boh, fine. Partiamo con il video. Allora, io mi sono scritta i generi che ho scelto, perché il mio ragazzo ha scelto i musical, a me i musical non piacciono, sono onesta, perché mi dà fastidio che cantano sempre. Nei cartoni animati lo sopporto, non mi volete male, ma i musical non li sopporto tanto. Cioè, mi guardavo i film come Camp Rock, quelle cose là, mi guardo qualche film proprio a livello di musical, non li sopporto. Andiamo avanti, allora. Genere, partiamo dagli horror. Io adoro gli horror, sono particolare. Uno dei miei generi preferiti, cioè, è proprio l'horror. Diciamo che dipende molto da cosa si intende per horror, cioè nel senso che mi piace anche molto Saw, l'enigmista, ma non lo metto negli horror, perché è più un splatter thriller. La mia serie horror preferita è la saga di The Conjuring, che siccome l'ho messa anche il mio ragazzo, la metto anch'io, che comprende più film, quindi non è proprio solo un unico film, comprende tutto The Conjuring, Annabelle, La Llorona, The Nun, tutta la parte lì, perché quello dopo, secondo me, è un horror. E come diciamo tipologia mi piace molto gli horror, però la saga di The Conjuring proprio mi è piaciuta e la scelgo apposta, perché hanno fatto tutte trame un po' diverse che però si collegano tra di loro e fanno venire la pelle d'oca, e mi sono piaciute veramente tanto. The Nun è brutta da morire, però mi piace molto come hanno strutturato tutta la serie, tutta questa saga. Azione metterei azione dipende, perché io sono per azione, posso intendere tante cose. Diciamo che un film d'azione che mi è piaciuto molto è un po' vecchiotto, e lo metto anche tra la fantascienza, perché a me quelli di azione sono tutti fantascienza, fantascientifici o fantascienza, sono azione ma sono tutti fantascientifici. C'è uno che mi è piaciuto veramente tanto, è Paycheck, che è vecchio, lo so, però mi piace. Paycheck e Minority Report, non so come si pronunciano. Sono un po' vecchiotti, ma sono i miei preferiti. Ce ne sono tanti altri, però sono quelli che mi hanno colpito sempre di più, perché sono molto futuristici, sono stati fatti appunto in un periodo comunque storico, cioè non dico che erano vecchissimi, però sono stati fatti in un periodo in cui comunque già vedevano oltre, e per quello mi sono sempre piaciuti. Poi, anime, come anime preferito, ovviamente metterei, allora, come film, non serie, perché sennò parliamo di serie TV, come film metterei, secondo me, Your Name, assolutamente Your Name, che penso che sia l'anime preferito sia mio del mio ragazzo, Your Name, bellissimo,
mi è piaciuto veramente tanto. Ho visto anche un altro anime, però quello rimane sempre il mio preferito perché parla del destino, parla di tante cose veramente bellissime. Me lo consiglio. Allora, romantico, drammatico, c'è uno dei miei film preferiti che è romantico ma anche drammatico. Quindi diciamo che fanno un po' parte di tutti e due, scegliete voi in che categoria metterlo. Sono le pagine della nostra vita. È un film che a me è piaciuto personalmente tantissimo. C'ha delle scene un po', secondo me, un po' tristi, però è anche molto molto romantico, secondo me. E mi è piaciuto veramente tanto, quindi è tra i miei film preferiti, c'è cioè anche il libro. E quindi mi piace tanto. Poi, giallo thriller, ho messo giallo thriller perché, allora, metterei più come giallo che come thriller. Poi, essendo direzionato perché c'è anche il libro di questo film, metterei anche tra i thriller, un po'. Un giallo thriller. Sarebbe Snowpiercer, sarebbe proprio il film, poi c'è anche la serie TV. Allora, mi è piaciuto molto anche il film perché mi piaceva la storia. È veramente bello. La serie è stupendissima, la serie. Però anche il film mi è piaciuto molto. E oltre Snowpiercer, mi è piaciuto tantissimo anche L'assassino dell'Orient Express, sempre lo stesso genere. Sono tutti e due più o meno alla pari perché mi sono veramente piaciuti tanti quanto ho i libri di tutti e due. Perché mi sono piaciuti veramente tanto. Di Snowpiercer non ce l'ho ancora il libro. C'ho dell'Orient Express, quello di Nicholas Sparks, le pagine della nostra vita, perché mi piace spesso avere anche i libri dei film che mi piacciono. Perché un libro è sempre diverso dal film. Cioè, perché comunque tu nel libro, secondo me, puoi spaziare nel film, invece sei un po' più. Perché comunque non hai immaginazione alla fine, però mi piaceva il titolo. Quindi direi sia Snowpiercer, sia. Anche se mi piace più la serie TV, sono onesta, però. Mi piace comunque il genere. E anche l'assassino di Orient Express, spero che esca anche l'assassino sul Nilo. Non so quando uscirà, però spero che esca. Storico. Allora, io ho due film preferiti storici, che sono Braveheart. È stupendo. Ditemi quello che volete, so che sono 3 ore e mezzo di film, ma Braveheart mi ha lasciato qualcosa nell'animo. È bellissimo. È molto molto storico, però comunque parla anche insomma, di avventura. C'è un po' di tutto in Braveheart, penso. È bellissimo, veramente. E invece, come l'altro mio secondo film preferito è Pearl Harbor. Che Pearl Harbor è storico, ma anche romantico, secondo me. Romantico, drammatico, un po' di tutto. Però, come base, c'è lo storico, perché parla comunque dell'attacco a Pearl Harbor che c'è stato nella seconda guerra mondiale. Però, a me è piaciuto tantissimo. Cioè, l'hanno un po' romanzato, ovviamente, però è veramente bello. Motivazioni, l'ho detto, avevo scritto motivazioni. Braveheart, allora, appunto, perché secondo me racchiude tutto. Bellissimo, visto con mio padre la prima volta, mi sono innamorata di quel film, ce l'ho anche in DVD, in Blu-ray. È veramente bello, dura tanto, però non so, mi è piaciuta veramente tanto la storia. È un po' drammatico, perché comunque è storico, parla di guerra. Però è veramente bello il messaggio che ti lascia. E invece, Pearl Harbor, anche lì, mi è piaciuto perché mi piacciono molto quelli a linea storica. E anche perché mi sono piaciuti molto i personaggi, la storia in sé, tutto l'insieme. Anche lì è un po' ovviamente drammatico perché c'è la guerra. Però c'è più la linea comunque storica. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto. E che comunque conoscendo anche la storia di Pearl Harbor, mi è piaciuto molto guardare anche i film. Non sono molto da film, cioè mi piacciono i film storici, ma di una certa categoria, diciamo. Un po' degli adoro, per quello li guardo anche io. E boh, poi penso che sia tutto perché poi sono più molto sul fantasy anche, però non so elencarvi tutti quelli fantasy. Niente, penso che è finito qua, ho messo quelli che più o meno mi piacciono di più, però ho messo i miei preferiti, ci sono anche quelli legati molto al destino, però non so, cioè sono comunque secondo me, non dico fantasy, c'è un genere che non so come definirlo, che hanno a che fare col destino, sono forse il subgenere romantico, che sono tipo Serendipity. Mi è piaciuto molto anche si chiama The Washing Machine, forse, che parla della macchina del tempo, e anche quello lì che parlava appunto del destino, che sono i guardiani del destino. Bellissimo. Sono i tre che diciamo sceglierei su quella base lì perché sono bellissimi. Parlano tutti del destino, di come il destino ci possa influenzare. Poi Guardiani del Destino, guardate proprio perché è bello. È molto particolare, ma è bellissimo il Guardiani del Destino. E anche Serendipity mi piace molto, l'ho guardato un po' di volte, è veramente bello. The Washing Machine è un po' triste all'inizio, però se lo guardate bene è bello. Non guardatevi mai Storia d'inverno perché è veramente tristissimo e a me non è piaciuto. Mia sorella me l'ha consigliato, ma a me non è piaciuto. Mi dispiace tanto, ma non mi è piaciuto. E molti l'avrebbero messo in queste categorie, ma a me non piace.
io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete partecipare al tag, partecipate, se no potete anche scrivermi nei commenti quello che vi piace di più. E ci vediamo in un prossimo video, che ringrazio ancora il mio ragazzo per avermi taggata, grazie amore. Cerco di fare video un po' più corti così li potete vedere meglio, oppure ignorarli meglio. Mi raccomando, lasciate un like, se vi è piaciuto il video lasciate anche dislike, tanto qua la gente li lascia gratis. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!